Roma è una città plurimillenaria, quindi immaginatevi quanti sotterranei ci possono essere nel suo sottosuolo. Abbiamo delle cave, nitrei, ninfei, fungaie, cose estremamente straordinarie. Ma tra le più diffuse abbiamo anche le catacombe, e oggi ne esploreremo una insieme, davvero particolare. Ci troviamo all'interno del cubicolo della menorah, il candelabro ebraico, quello a sette braccia. E sette braccia perché il numero sette è un numero religioso, un numero magico. Era legato ai sette pianeti conosciuti nell'antichità. Infatti poi ci porterà ad avere la settimana dove ogni giorno è dedicato a un pianeta. Abbiamo lunedì per la Luna, martedì Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno. Poi domenica in antico era Sole Dì, giorno dedicato a Dio, al Sole. Quando arriveranno i cristiani, identificando Dio come il Domine, cambieranno nome e lo chiameranno Domenica, ma alcune lingue, tipo il tedesco, tipo il francese, tipo l'inglese, ancora lo nominano come Sole Dì. Infatti in inglese abbiamo Sunday. Ma detto questo, questo fu il primo cubicolo rinvenuto durante lo scavo di questa catacomba e la fece immediatamente identificare come una catacomba ebraica. Come abbiamo visto, queste catacombe nascono come ambienti di cava per l'estrazione del materiale da costruzione che poi verrà riutilizzato a scopo funerario. E la testimonianza di queste strutture e del loro primordiale utilizzo sono proprio questi enormi pozzi che si trovano per portare fuori il materiale cavato e attraverso le dorsali consolari, come appunto qui vicino alla mia Appia, venivano trasportati a Roma per la costruzione di edifici, strutture e templi. All'interno della catacomba ebraica sono numerose le epigrafi, tentativo di musealizzazione di chi l'ha scavata alla fine dell'Ottocento. In particolare queste epigrafi sono state messe un pochino così a casaccio, un po' nel percorso di visita, ma sono interessanti. Qui vediamo Castrius, Grammateus, una sorta di segretario, coniuge di Iulia e suo marito Benemerito, fecit questa lapide, questa tomba. Ma abbiamo tantissimi esempi che adesso andremo a esplorare. Altre lapidi invece ci danno indicazioni più specifiche, come ad esempio quanto il defunto abbia vissuto. Qui abbiamo una lapide che ci dice che il sepolto ha vissuto anni 3 e giorni 3. Quindi non abbiamo una data riferita come abbiamo noi rispetto all'anno di nascita del Cristo, ma semplicemente il periodo vissuto su questa terra. Le catacombe ebraiche si differenziano da quelle cristiane, oltre che per la presenza di simbolismi religiosi, soprattutto per quelli che vengono chiamati coquim o tombe a forno. Mentre nelle catacombe cristiane le deposizioni si sviluppano lungo la galleria di percorrenza, in quelle ebraiche possiamo trovare questi loculi che vanno perpendicolari alla galleria di percorrenza, quindi dal punto di vista pratico sicuramente migliorava il fatto che nella parete potevano entrare più tombe rispetto a quelle cristiane. Poi ovviamente, siccome in antico la proprietà dell'oculo era dagli inferi fino al cielo, se veniva la necessità di seppellire altre persone, ad esempio del nucleo familiare, si poteva scavare all'interno creando dei veri e propri cubicoli sotterranei dal quale si poteva accedere direttamente dal Cochin. Si
Siamo in quello che probabilmente è il più bel cubicolo di tutta la catacomba, perché è completamente intonacato, completamente affrescato e pieno di elementi sia floreali, uccelli, galline, fagiani, che fanno praticamente contorno da scene di vita a quella che poi è la scena principale, ossia Nike, la Vittoria Alata, che omaggia il defunto all'interno di questa struttura. Probabilmente poi abbiamo questi due arcosoli che rappresentavano diciamo, le sepolture dei due proprietari, ma abbiamo ancora un altro ambiente che si sviluppa sulla parte nord del sepolcro e che ha dei personaggi molto interessanti. Sembra quasi un'anticamera, ma di fatto non lo è semplicemente un ambiente per dare ospitalità a quattro defunti, anche se poi successivamente ne sono stati aggiunti degli altri, ma questo ambiente è bellissimo, con uccelli, con dei tritoni alati, insomma, rende praticamente questo sepolcro un sepolcro molto discusso, perché sono state diverse le controversie se questo fosse, diciamo, appartenuto alla catacomba ebraica o se magari fosse stato realizzato precedentemente in un contesto pagano. Siamo giunti alla fine del nostro percorso. Abbiamo visitato un ipogeo molto particolare, un ipogeo, una catacomba ebraica quasi esclusiva perché è l'unica ad oggi visitabile, ma rappresenta solo la punta di un iceberg, di un patrimonio molto più ampio, molto più vasto, costituito principalmente da catacombe cristiane, ma abbiamo tantissimi colombari, abbiamo ninfei, abbiamo acquedotti, abbiamo tantissime opere che nelle prossime settimane vi accompagnerò a scoprire. E se volete essere dei protagonisti, basta andare sul nostro sito www.sotterraneidiroma.it e cliccare alla voce corsi per diventare uno speleoarcheologo. Ricordatevi, ad Augusta per Augusta. Alla prossima!